Professore Piccione, oggi a Siracusa, agricoltura, paesaggio e cambiamenti climatici. Perché è importante coniugare tutte queste sensibilità per giungere, chiaramente è la chiosa poi che dovremo fare tutti, verso la direzione della sostenibilità su territori come quelli della Sicilia sudorientale, così prepotentemente, possiamo dire ormai senza nessun timore di essere smentiti, da un rischio di desertificazione incipiente. Allora, come giustamente ha fatto notare, questa zona dal punto di vista del rischio desertificazione, quando noi parliamo di rischio desertificazione intendiamo nella nostra terra di Sicilia la non fertilità. Parlare di non fertilità significa parlare soprattutto di agricoltura, ma parlare soprattutto di un'agricoltura che ormai è inadeguata in maniera, se gestita in maniera massiccia e se gestita con criteri antichi. Quindi ritengo che l'incontro di oggi, la presenza di alcune figure qualificate in merito, porteranno a far notare come è necessario abbandonare un modello di governo del territorio totalmente ormai inadeguato per la nostra terra, ma soprattutto prendendo atto dei cambiamenti climatici che in questa zona incidono in modo particolare. Tutta la piana di Catania fino a giungere a queste zone, devo dire che effettivamente risultano indicativi di un processo in divenire estremamente drammatico sul quale bisognerà dare vita a una gestione totalmente nuova. Ci sono degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione in termini di analisi e strumenti che ci consentano di dare ai decisori politici la possibilità di indirizzare le risorse scarse che oggi possono essere sul territorio veramente una manna, nel senso che possono consentire di fare quelle attività e dare una svolta e, diciamo, mettere in condizione soprattutto chi in questa realtà territoriale, come detto prima, svolge un'attività di agricoltura di grandissimo rilievo, possono avere, diciamo, quel supporto anche dalle istituzioni che è indispensabile. Sì, allora noi abbiamo lavorato per tanti anni a implementare e arricchire sempre di più e oggi siamo arrivati a una fase matura, una banca dati georiferiti estremamente potente con una risoluzione a terra di 50 metri per 50 metri come singolo pixel, quindi una buona risoluzione. Quanto di più avanzato oggi abbiamo, possiamo dire, non solo in Sicilia ma in Italia, e questo patrimonio non solo l'abbiamo visto in un'ottica statica, cioè nel senso che rappresenta uno scenario a una data ben precisa che noi abbiamo stigmatizzato anno 2000, ma abbiamo potuto ricostruire la prima metà del secolo scorso, quindi stigmatizzato, come dire, chiamiamolo 1950, e in più in forza dei dati pluviometrici a nostra disposizione come processo di trend abbiamo potuto fare persino delle proiezioni fino al 2030. Aggiungasi che grazie a una collaborazione preziosa tra il mio dipartimento di origine, un dipartimento più squisitamente geobotanico, unitamente al dipartimento di matematica e informatica dell'Università sempre di Catania, dello stesso Ateneo, abbiamo messo a punto un indice che ci consente di superare i limiti della metodologia comunitaria che abbiamo utilizzato fino ad oggi, che va sotto l'acronimo del MEDALUS, ormai conclamata e utilizzata a tutti i livelli e soprattutto molto utilizzata e apprezzata nella nostra Italia, praticamente. E grazie a questo strumento noi siamo oggi in grado di poter dare delle indicazioni ben precise, non solo rappresentare il territorio con una gamma di colori corrispondenti a una gamma di classi che ci consentono di decidere come intervenire sul territorio in base alla gravità del rischio di desertificazione evidenziata, ma siamo anche in grado di conoscere per una qualunque tessera di territorio, qualunque essa sia, può essere un comune, può essere un bacino idrografico, può essere una provincia, può essere tutta la regione nella sua interezza, noi siamo in grado di conoscere numericamente l'incidenza complessiva di quella data area.
Cosa significa? Avendo una scansione climatica su base annuale, possiamo conoscere il comportamento, oserei dire quasi la febbre del territorio, oggetto di indagine, e quindi lanciare delle soluzioni estremamente mirate. Non l'abbiamo fatto finora, ma lo potremo fare in futuro, potremmo aggiungere la variabile economica e quindi valutare persino la convenienza e l'ordine di grandezza di impegno economico per poter pianificare persino in termini di intervento sul territorio, che è la vera scommessa ovviamente di disporre per di una chi volesse banca consultare, diciamo, queste banche dati. Esiste sul web la possibilità di facilmente ritrovare documenti, ad esempio, sui comuni siciliani? Sì, allora, noi a suo tempo abbiamo pubblicato la caratterizzazione dei 390 comuni della Sicilia e questa la si può trovare agevolmente, potrei dire senza dare delle indicazioni molto mirate, perché sono pubblicate nel bollettino dell'Accademia Gioenia di Catania, quindi su supporto elettronico. Ma posso suggerire a chiunque, basta digitare il nome di un comune e aggiungere la parola desertificazione e uscirebbe sicuramente il lavoro dell'Accademia Gioenia dove è caratterizzata. Annunzio in questa occasione, in senso assoluto, che quest'anno probabilmente riusciremo a pubblicare il corrispondente di tutto l'anno e di tutti i 390 comuni prente dell'indice che ci consente di conoscere quello stato di febbre di cui parlavamo prente poco fa. Con Francesco Sottile, nel direttivo nazionale di Slow Food Italia, qui a Siracusa parliamo di temi importantissimi: agricoltura, paesaggio e cambiamenti climatici. Queste tre importanti relazioni che ci sono tra iniziative che in questo territorio riassumono una drammaticità particolare, ma possono diventare da problema a risorsa. Quali devono essere le soluzioni? E Slow Food Italia su questo che suggerimenti può dare alle comunità, ma anche ai decisori politici? Certamente questi sono tre temi strettamente connessi tra loro. Agricoltura e paesaggio lo sono in maniera inscindibile, non esiste agricoltura senza paesaggio e viceversa. Per cui per noi è un tema, e tutto è un tema che rientra perfettamente nella nostra politica, nella nostra visione. Oggi il tema del cambiamento climatico è di grandissima attualità, lo è nella nostra quotidianità, ma lo deve diventare ancora di più nelle nostre scelte, nella capacità di compiere scelte consapevoli, che rappresenta il contributo che ciascuno di noi può dare al contrasto al cambiamento climatico. Per cui oggi la possibilità qui a Siracusa, in un ambiente che richiama moltissimo queste tematiche, e la possibilità che ci dà la condotta Slow Food di Siracusa, è una possibilità importante per discutere, per confrontarci e per continuare a cercare insieme soluzioni su questi temi. E la parola magica, la locuzione magica, quello che avete discusso quando in Cina si lanciò per la prima volta Food for Change, questo legame inscindibile tra il cambiamento climatico e lo stile alimentare, è quello che gli specialisti chiamano impronta ecologica. Food for Change è la nostra campagna lanciata in Cina, rilanciata durante l'ultimo Terra Madre 2018, ed è la nostra campagna che copre tutti i nostri temi e tutta la nostra visione, proprio a testimonianza del fatto che attraverso il cibo e attraverso le scelte consapevoli che stanno dietro alla produzione e al consumo di cibo, passa tutto ciò che noi oggi, di cui noi oggi vogliamo parlare per contrastare il cambiamento climatico, per conservare la biodiversità, per difendere il suolo, difenderci dal consumo di suolo, e per tutti quei temi che oggi hanno dei riflessi straordinari e talvolta anche sottovalutati nella vita di ogni cittadino. Grazie.